Dopo due finali perse, il Pescara piega la resistenza del Caos Futsal Ferrara e conquista lo scudetto, il primo trofeo nella storia degli abruzzesi. In un Pala Giovanni Paolo II stracolmo e vestito a festa, in gara 4 della finale playoff, i Delfini vanno sotto ma riescono a superare poi ai rigori la squadra di Leopoldo Capurso, che cede 3-1 nella serie delle finali. Un successo entusiasmante festeggiato da un popolo pescarese in Visibilio. Grande anche l'entusiasmo del patron Danilo Iannasco. Ed ecco Danilo Iannascoli in bicicletta dopo questa vittoria, questo trionfo. Danilo, che vi ripaga di tanti sacrifici fatti negli ultimi anni. Sì, che mi ripaga di tanti sacrifici, di tanta passione, però ce lo meritavamo. Quest'anno abbiamo fatto veramente tutto nel miglior modo possibile. Ci è mancato soltanto pochissimo per vincere tutto quello che c'era da vincere. Però adesso godiamoci questo scudetto, l'abbiamo cercato, era questo l'obiettivo principale, non erano le altre due coppe, anche se ci avrebbe fatto veramente piacere vincere tutto. Ripeto, questa è una squadra, è un gruppo di ragazzi, uno staff che è eccezionale, meritava almeno questo scudetto. Questo scudetto che è il traguardo più importante di Pescara Sportiva, con quello vinto dalla pallanuoto 20 anni fa. Però sono passati tanti anni. Tanti anni, ripaga anche dell'amarezza del Dall'Ara di Bologna? No, certo, no, assolutamente no. Questo è importante perché era un mio sogno vincere lo scudetto, ma non ripaga assolutamente la delusione dell'altro giorno. Ci voleva il tecnico più scudettato d'Italia per portare il primo scudetto a Pescara? No, io abbasso i toni sulla mia persona, però per piacere, perché qui c'è una città straordinaria, un tifo straordinario, una società intesa come famiglia Iannascoli, che ha investito in maniera straordinaria negli ultimi anni, un gruppo di giocatori tra i quali alcuni vincenti più volte, poi ci sono io che faccio parte di questo gruppo, ma non è che ci siano delle priorità nel cercare chi ha portato a questo risultato, sarebbe ingiusto e non vero. Ha detto Danilo Iannascoli, si ripartirà con questo gruppo, con Fulvio Colini, per tentare l'avventura e per vincere anche in Europa. Vabbè ragazzi, io ancora non mi riprendo, vedremo, ma in Europa non siamo ovviamente ancora maturi in Italia, però sicuramente vorremmo fare bella figura.